La provincia di Lecce è la più orientale d'Italia e occupa l'estremità meridionale della Puglia. Essa, insieme a parte delle province di Brindisi e di Taranto, compone oggi la regione geografica del Salento, un tempo chiamata Terra d'Otranto. Le spiagge della provincia, oggi meta di turisti italiani e stranieri, sono caratterizzate da sabbia dorata finissima, mentre ripide scogliere dalle alte falesie a picco sul mare permettono di ammirare scorci di paesaggi mozzafiato e di godere dei profumi della macchia mediterranea. I muretti a secco, le pagliare e le masserie colorano il paesaggio delle campagne ed esaltano la specificità del territorio, dove la pietra è da sempre considerata l'elemento costruttivo primario. A Lecce, nella centralissima via Umberto I, vi è Palazzo dei Celestini. Considerato il monumento principe dell'architettura barocca di Terra d'Otranto, è uno tra i più raffinati ornamenti architettonici della città. Il palazzo oggi è sede del governo provinciale e della prefettura e prende il nome dall'ordine dei Padri Celestini, in quanto in passato, per 3 secoli, fu la loro dimora. Il prospetto è estremamente raffinato in ogni sua parte. Le finestre sono arricchite da elaborate cornici e da numerosi fregi in stile barocco, raffiguranti elementi floreali, frutti e altri raffinati elementi decorativi. Le decorazioni delle finestre del secondo ordine appaiono più esaltate, soprattutto nella loro parte superiore. Esse donano un effetto di grazia e di leggiadria volto ad ammorbidire la solennità delle rigide geometrie dell'intera struttura. Degno di nota è anche il portone d'ingresso posto al centro dell'edificio. La sua imponente struttura è in armonia con l'intera facciata, che rappresenta il simbolo più grandiosamente espressivo del 600 leccese. Superato il portone d'ingresso, si accede all'interno del chiostro, maestoso nella sua geometrica forma quadrata. Di notevole pregio artistico è il piccolo accesso che collega il chiostro dei Celestini alla chiesa di Santa Croce. La porta a 2 ante è racchiusa in una suggestiva cornice dall'elaborato disegno totalmente scolpito nella pietra. Uno dei locali più suggestivi è la sala in cui si riunisce il Consiglio Provinciale. Essa è caratterizzata da un soffitto ligneo a cassettoni, arricchito da vari fregi e dal simbolo della provincia di Lecce. Lo stemma fa bella mostra anche alle spalle dello scanno riservato alla presidenza e rappresenta un delfino con in bocca una mezzaluna. Il gabinetto del prefetto è arredato con preziosi mobili d'epoca e illuminato da un lussuoso lampadario. Il soffitto è riccamente affrescato con allegorie delle province di Terra di Lecce, Brindisi, Bari e Taranto, rappresentate in 4 grandi lunette.
la cosiddetta Sala degli Stemmi conserva gli stemmi di tutti i comuni salentini. Essa funge da anticamera ad una serie di stanze e saloni sontuosamente decorati in ogni loro parte, tra i quali spiccano per bellezza il salotto rosso e il salotto verde, che sono alcune delle sale più preziose dell'intero edificio. Qui la presenza di tappezzerie, stucchi, marmi, lampadari di ogni sorta e genere dà un tono di eleganza a tutto l'intero ambiente. Molto caratteristica è anche la sala da pranzo, arredata con mobili antichi e austeri, preziosi come i dipinti che ne decorano le pareti, alcuni dei quali concessi in mostra permanente dal Museo Castromediano. Adiacente alla sala da pranzo vi è anche una sala biliardo adibita ai momenti di svago degli ospiti del palazzo. Uno dei locali più importanti dell'intero Palazzo dei Celestini è il Salone delle Feste, detto anche Sala degli Specchi, dato che è provvisto di eleganti e preziose specchiere di cristallo. Questo grande salone ospitò in passato storici e fastosi ricevimenti e la visita di personaggi illustri del calibro di Ferdinando IV, Gioacchino Murat e Re Ferdinando II. Palazzo Adorno, situato a pochissimi metri di distanza dal Palazzo dei Celestini, è un altro importante edificio storico della provincia di Lecce, forse tra i più rappresentativi del Cinquecento leccese. L'androne è a bugnato sfaccettato e presenta una bella volta lunettata, sorretta da colonne i cui capitelli sono costellati di raffinati disegni di foglie d'acanto. L'ingresso al vano scala è impreziosito da due finte colonne rettangolari, terminanti con graziosi capitelli. Più in alto vi è una grande cornice rettangolare che contiene l'arme della famiglia dei Loffredo di Capua. La dinastia è celebrata anche in una nicchia dove vi sono i resti di un affresco che rappresenta il matrimonio del 1557 tra Chicco Loffredo e Lucrezia di Capua. Palazzo Adorno si trova nel bel mezzo di quella che una volta era la Giudecca, ossia il quartiere ebraico di Lecce. La sinagoga vera e propria sorgeva poco distante, ma nel 1540 Carlo V emanò un editto in seguito al quale essa venne demolita e gli ebrei scacciati dalla città e da tutto il regno con l'accusa di usura. Questa storia è testimoniata da un'iscrizione lapidea, «Questa non è la casa di Dio», che fu rinvenuta nei condotti sotterranei che raccolgono e scaricano le acque piovane. Secondo alcune teorie, l'iscrizione fu posizionata nei sotterranei in chiaro segno di disprezzo. Una curiosità impreziosisce il Palazzo Adorno. Sotto le sue fondamenta, raggiungibili da una ripida scalinata interna, sembra essere presente uno stretto e lungo fiume sotterraneo. Questo è l'Idume, il primo livello della falda acquifera, che scorre da secoli sotto le fondamenta dei palazzi del centro storico di Lecce e che emerge in superficie sul litorale leccese verso Torre Chianca.
Il Museo Sigismondo Castromediano sorse nel 1868, quando la provincia di Terra d'Otranto nominò una specifica commissione di ricerca con il compito di studiare le vicende storico-artistiche di tutto il territorio salentino. A dirigere il museo fu quindi nominato Sigismondo Castromediano, il quale darà poi il nome allo stesso. Inizialmente il museo era collocato al primo piano dell'ex monastero dei Celestini, ma nel 1979 venne trasferito nella sede attuale e oggi rappresenta un importante polo storico, archeologico e culturale per tutto il territorio salentino. Salendo al primo piano del museo vi è la sezione dedicata al grande racconto della preistoria. Qui vi sono esposte le famose Veneri di Parabita, ovvero statuette femminili in osso risalenti al Paleolitico superiore. Superata l'area dedicata alla preistoria, si accede all'antiquarium, ossia un ambiente circolare nel quale sono presenti delle teche di vetro e i resti di antiche iscrizioni su pietra. Si può quindi ammirare una straordinaria collezione di vasi e manufatti risalenti al periodo ellenico, molti dei quali raffigurano scene di episodi bellici, di vita quotidiana e della mitologia ellenica. Sullo stesso piano si possono ammirare le interessantissime ceramiche del cosiddetto stile Ignazia, la terza regione delle antiche Puglie, citata da Plinio e Orazio. Al piano terra, un percorso ellittico conduce alla scoperta delle antiche origini liapige del Salento. Qui sono esposti reperti che testimoniano i contatti tra il mondo Egeo ed il Salento, che risalgono all'età micenea e perdurano fino all'età del ferro, tra il X e l'VIII secolo a.C. Al terzo piano, nel 1979, è stata allestita una pinacoteca con dipinti provenienti dagli uffici della provincia, dalla donazione del Panarese del 1952 e dalla collezione del convitto Palmieri. Importanti sono le esposizioni di opere pittoriche dell'epoca contemporanea salentina. Il convitto Palmieri è considerato un polo culturale di alto livello per tutta la provincia di Lecce, grazie anche agli innumerevoli servizi che offre al pubblico e che si diramano in tutti gli ambienti della sua struttura. L'intero complesso architettonico del convitto Palmieri si sviluppa su tre lati a ridosso della bellissima piazzetta José Carducci, al centro della quale è presente la statua a mezzo busto del poeta toscano. La facciata del convitto è davvero sontuosa, con uno stile dorico che ricorda i grandi templi ellenici della Magna Grecia, almeno nella sua sezione centrale. Il convitto Palmieri fu realizzato nel 1273 insieme all'adiacente chiesa di San Francesco della Scarpa e inizialmente aveva la funzione di convento francescano. Fu per opera dell'ordine dei Gesuiti che il convitto assunse un'importante funzione educativa, ospitando differenti scuole e istituti di formazione. Solo nel 1865 il convitto venne intitolato a Giuseppe Palmieri, noto economista salentino.
La chiesa di San Francesco della Scarpa, oggi sconsacrata e parte del convitto Palmieri, fu costruita nel 1330 ed è ubicata nel cuore del centro storico di Lecce. La storia del nome della chiesa è molto curiosa e rimanda ad un'antica leggenda popolare. Si racconta che nel 1222 San Francesco d'Assisi, diretto in Terra Santa e ospite a Lecce, fu pregato dai fedeli cittadini di lasciare loro un ricordo del suo passaggio ed il santo acconsentì donando loro un suo sandalo. Nell'oratorio dove, secondo la tradizione, il santo di Assisi dimorò, sono presenti numerosi affreschi del Settecento, restaurati nel secolo scorso da Pasquale Grassi e raffiguranti varie tappe del percorso spirituale del frate. Nel 1874 il ricercatore salentino Cosimo De Giorgi istituì all'interno del campanile l'osservatorio meteorologico e successivamente un centro di sorveglianza di una rete di stazioni pluviometriche istituite nel 1877. Attualmente l'interno della chiesa è a croce greca, percorsa da due ordini di paraste. Essa conserva solo 5 dei 10 altari originari. Il più suggestivo è l'altare maggiore, sovrastato dalla statua in cartapesta di San Giuseppe col Bambino, risalente al 1833. Tra gli altari rimasti ancora in sede vi è quello dedicato a San Francesco d'Assisi, situato nel braccio destro del transetto e attribuibile allo scultore Pasquale Simone. Villa Mellone prende il nome dalla potente famiglia di mercanti che ne fu proprietaria nel XIX secolo. La villa si trova in quella che un tempo era la città di Rudie, sul percorso di un'antica strada romana che si immetteva all'interno della cinta muraria messapica della città di Lupie, l'attuale Lecce. La facciata è severa e monumentale ed è ammorbidita al piano superiore dalla presenza di alcuni trofei a decorazione vegetale presenti ai lati delle finestre. Tra gli ambienti più affascinanti dell'intera struttura nobiliare vi è quella che un tempo era la galleria. Interessante dal punto di vista decorativo è la grande volta a padiglione. Nelle sezioni angolari della volta vi sono raffigurati soggetti alati con grandi trofei a decorazione vegetale e canestri di frutta. Quattro coppie di sfingi stilizzate e poste di profilo dominano la parte centrale di ogni parete, mentre nella parte alta vi sono due medaglioni con figure femminili nell'atto di giocare a palla e di danzare. Un'altra sala molto interessante è quella adiacente alla galleria. Anch'essa è estremamente affascinante e presenta gli stessi elementi iconografici della galleria, con poche ma significative varianti decorative. Thank you.
A pochi chilometri da Vernole, vi è la frazione di Acaia, l'antico borgo fortificato di Seggine. Esso rappresenta la più importante testimonianza di cittadina fortificata del Salento, che conserva ancora perfettamente integri i segni del suo glorioso passato. L'antico borgo di Acaia risale al periodo medievale, quando fu concesso in feudo da Carlo II d'Angiò a Gervasio dell'Acaia. Acaia è oggi conosciuta non solo per la bellezza del suo antico centro storico, ma soprattutto per l'imponente castello, baluardo di difesa delle sue genti e del territorio circostante. Questa poderosa fortezza militare risulta tra le più innovative e meglio curate di tutto il Regno di Napoli. Carlo V, desideroso di un maggiore controllo del territorio salentino, decise di investire sul piccolo borgo di Acaia per rafforzare la sua posizione di dominio. La vista esterna del maniero denota la sua mole possente che, insieme alle sue forme ardite e ai dettagli curati, lo rendevano una struttura moderna e inespugnabile. In due angoli opposti sono innestati possenti torrioni dalla tradizionale forma circolare e forniti di eleganti beccatelli. La torre nord-est, ubicata accanto al portone d'accesso al maniero, presenta gli emblemi araldici degli Acaia, seppur deteriorati dal tempo, con epigrafi sottostanti. Sul lato nord-ovest si può ammirare un alto sperone perfettamente integrato nel corpo del castello. Ancora più particolare è il bastione triangolare situato all'angolo sud-est della rocca. L'androne di accesso al castello immette al piano inferiore, dove erano presenti gli ambienti di deposito chiamati in passato le cucine. Qui sono ancora presenti e ben visibili numerose fosse granaie usate per la conservazione delle derrate alimentari. Sul lato opposto erano invece posizionate le scuderie che nell'Ottocento furono trasformate in frantoio semi-ipogeo. Sui muri di quello che doveva essere un luogo di culto furono rinvenuti i resti di diversi antichi affreschi risalenti al periodo tardo bizantino. Di particolare pregio artistico è quello meglio conservato e rappresentante la Dormitio Virginis. Al piano superiore era adibita la dimora gentilizia, suddivisa in 7 camere, tra le quali la cosiddetta sala della torre maggiore e la sala quadrata del bastione. Una delle sale più belle dell'intera rocca è la cosiddetta sala ennagonale, situata sul lato nord-est del castello, in corrispondenza della relativa torre.